Allora, con Riccardino per questa domenica di messaggi. Messaggio. Giusto, Ricchi? Sì. Leggi il primo, lo scrive? Nadia. Nadia, cosa scrive? Le luci di Natale. E cosa dice? Meno male, Leonardo, che sei tu, che fai? Fai luce? No, fai luce. Fai non luce. È fai luce, punto interrogativo. No, fai luce. Io che faccio luce. Fai luce. Mentre Botolo è incazzato, scrive al sindaco. Blocca dice, le luci. Blocca le luci? Blocca le luci? E lui a Natale, se va bene a mangiare il panettone a casa tua, a casa sua. E noi, sembri una segreteria telefonica. Sì, ma, e noi va interpretato, no? Ah, blocchi le luci. E blocchi e le noi, luci. A Natale. Andiamo a mangiare il panettone. Dal sindaco. Dal sindaco a casa sua. Poi, Debora. Allora, il sindaco blocca le luci di Natale. E ti pareva. E te pareva. Madonna cara. Sì, ora, ma senza moccolare. Bastian okay. Contrario sulle l'elite delle luci. Che dici? Anche stamani sulla nazione c'è un battibecco tra conferenziente e commercio. Con chi? No, c'è tra conferenziente e commercio. Sta a vedere che alla fine passa a Natale al buio. Oh, bravissimo. Laura Nibbi contro Renzi. Ma come avanti, come Nibbi? Si chiede con i giurassici della sinistra, ma da un avanti con lui non me la sarei mai aspettato. Capito? Io no. Giorgio, ma che dici? Come sto, Concio? No, a questo scrive a me, Nibbia e Nebbia. Ma mi dici come te sei Concio? Dimmi. Ma come sei Concio, come Madonna? Come sei Concio, Madonna? Le belle donne vanno sempre salutate. Sì, belle donne. No, quella la è conosco. È una bella. L'Arezzo perde la città inerme. Allora Marco scrive: Leo, sai perché ogni sport va in malora ad Arezzo? Perché è sempre meglio. Uno. Uno è multisano. No, Ire al multisano. Ire al multisano. No, Ire. Ire. Ire Arezzo. Ire al multisano. Due. Investire su feste, sagre, inaugurazioni, mignuga, come mignotte, campagne transessuali. Insomma, tu se gode pagando cibo e che sia cibo e altro. Tre. Quando si vince, sono tutti capaci a dire bravi, Madonna. Madonna. E allora poi quando arrivano i momenti difficili, ti senti dire che vai a prendere tempo e vedere l'Arezzo? Ma come fa come metti Sky? Sto a casa a guardare i troiai di Serie A. Quando snocciono queste motivazioni, non mi produrrò sulle mani, ma anche i piedi a retini e la muscola andate. Basta, no, mi sei venuto. Allora, in azione. In azione. KKK, questo è una sigla. Non lo so. Allora, li ho visti ora per il corso. Ho visto ora al corso. Ci ha visti ora noi. Visto ora, sì. Armati fino a dente. Non vedo l'ora che vedere in onda che ciò avete combinato. Che cosa abbiamo combinato? Luca. Anticipiamo. Sono cazzi nostri. Nostri cazzi nostri. Poi Luca sui grillini. Vincono in Sicilia. A Siena, tra il Grillante e al Monte dei Paschi, ci aspettiamo un borbondamento di merda. Ah, bella volta. Saltiamo, poi fanno i complimenti a Brandini, Carlo, poi Mario. Ce l'hanno i pornazzi del Brandini, Mario il tuttofare. E Rustia che dice? Ma che Mario? Allora. Ah no, perché Mario qui risponde a Mario. Mario dice, i pornazzi, che sono i film porno, te li guardi? No. Perché? Non mi piace però. E per farti le seghe come fai? Niente, quando vado a Menicone vado a ballare e Nicoso. Quando vedo Menicone e Nicoso. Ah, da te a memoria sì. Le fa? Vabbè. Sì. I pornazzi del Brandini, non ho altro da aggiungere, è il più grande in assoluto. Ciao Carlo, un abbraccio a te e Leo. Un bacione alla Rita e un buffetto amichevole a Locchini. Aspetta, gliene do. Ecco qua, un buffetto amichevole a Locchini. Ciao Zitti. Ciao Citti, a presto. Allora Rustia, che gli dici a Mario? Mario? Ma che tutto fa, divento anch'io Finocchio. Edovento anche Finocchio. Madonna, che è Finocchio. Perché tra di loro i nostri ascoltatori. Allora, Marco su Arezzo che rimane provincia. Stupenda la notizia che rimarremo provincia. Ma chi c'è ne spiega ai pisani? Ma chi ne spiega ai pisani e ai livornesi che saranno occupati in un unico blocco? Che cos'è questo blocco? Allora. Che blocco è? Essendoci il mare a Livorno. Il mare. Le barche sono a remi. Un blocco ai remi. Un blocco remale. Renale, a blocco renale. Esatto.
Roberto Vasai ci scrive, il presidente della provincia e ci dice non ho dubbi, non avevo dubbi, la soluzione di Nicky Vendola è una bella notizia per tutti noi. Di che cos'era accusato Nicky Vendola? Non lo so, quindi. Era accusato, insomma, di peculato, è stato assolto. Assolto, a formula piena. La vedova Allegra che dice... Ho proprio ragione, Franceschi. Hai proprio ragione, Franceschi. Se ne fregavano in diversi. Brandini, di Arezzo, provincia. Alessandra cosa dice? Ciao, Jacopo. E noi abbiamo l'altro filmato... di Lucifero. No, nell'altro filmato abbiamo Jacopino. Che è il nostro ricordo. Non me lo ricordo. Ok? Sei contento? Io sì. Grazie, Leonardo. Grazie, Leonardo. All'ultimo, no, te, amici. Stefano. Cioè, grazie Leonardo e grazie a tutta la vostra redazione, anche se Luca, insomma, un po' testardo, no? Sì, no, Luca non è testardo. Ma no. Te preferisci Luca o la Rita di là dalla telecamera? Ma io per essere più sicuro visco tutte e due, non posso ma dire... Ma se tu ci avessi da andare invece che dalla telecamera in camera, preferiresti la Rita o Luca? In camera la Rita, E che gli fai? Che dalle pippe ti finisci? No, gli do bacini e basta, Ok, Rita. Una bella carezza, un bel massaggio nella schiena e basta. E via, va bene. Quelle altre cose non mi diverti. Sì, buona domenica.